Prime pedalate anche per gli atleti della categoria G4, si sale con le categorie, ovviamente aumentano i giri che questi atleti dovranno percorrere prima di concludere la propria fatica. Per quanto riguarda la categoria G4 nello specifico, saranno 8 le tornate da compiere prima di scoprire chi sarà il vincitore. Anche in questa categoria gara piuttosto controllata, non abbiamo visto grandi azioni sulla testa del plotone, anche perché insomma questo percorso, diciamolo, fa selezione a sé e quindi gli atleti sono impegnati a risparmiare le energie da sfruttare poi nella volata finale. Ricordiamo che a questa manifestazione, a questa bellissima giornata di sport, sono presenti tutte le società bergamasche, circa 250 maglie colorate che hanno invaso le strade della cittadina di Villongo. Intanto siamo sul finale di gara e stiamo attendendo l'arrivo per scoprire chi sarà il vincitore. Mondiale dei mondiali, a parte Ibra non manca nessuno, solo i numeri uno all'ingresso già vedo le file, atteggiamento tutt'altro che ostile, competitivi fino alla fine, tecniche e stile che bomba i mondiali in Brasile. E nella volata finale ad avere la meglio è Nicola Bolladrina della San Marco Vertova, che precede Michele Colosio e Thomas Pedrini. Le bandiere fuori dai balconi, questa sera delirio e lato, tifosi in camper. Ecco le classifiche della G4: quinto posto per Daniel Colombo della Caluschese, quarto Matteo Falchetti della Bolgare, terzo Thomas Pedrini della San Marco, secondo Michele Colosio della Villongo e vincitore Nicola Bolladrina della San Marco. Al femminile terzo posto per Martina Pagliarini della Romanese, seconda Elettra Paganelli dell'Ossanesga e vincitrice Camilla Locatelli dell'Almenno.